Hi guys, sono Foolish e sono a Parigi, vedete quella lì è la Torre Eiffel, sono a Parigi e sono venuto a visitarla. No vabbè, a parte gli scherzi, sì, sono a Parigi davvero, sono qui con la maglia dei Brailleurs perché non mi abbandonate mai, neanche quando sono in trasferta, e voglio far sapere a tutta la Francia, a tutta Parigi, che i Brailleurs esistono, i Brailleurs spaccano. Sono qui in questa piccolissima stanza di un hotel parigino per farvi sapere una cosa. Avevo già detto anche in qualche altro video, sono qui per vedere gli europei. Sono stato invitato per vedere gli europei, o almeno la partita inaugurale della Francia, la partita inaugurale proprio allo stadio dell'Italia, della nostra nazionale, Italia-Belgio, la partita più difficile del mondo. Niente, per tutta la durata degli europei io vi porterò all'interno del canale qualche mini vlog in cui vi descriverò i miei stati d'animo, le mie emozioni per quanto riguarda la nazionale italiana, e se non dovessimo farcela ad arrivare fino in fondo, da quello che ho capito mi assegneranno un'altra nazionale, ma io mi auguro vivamente di poter portare fino alla fine il sogno azzurro. Non ho dormito praticamente la notte prima perché a casa mia pioveva che sembrava il diluvio universale, avevo praticamente i fulmini che mi entravano in camera e mi salutavano, e quindi non sono riuscito a dormire più di tanto, anche perché mi sono svegliato intorno alle 4:30 per partire, per andare a Bologna, perché io abito a 45-50 km da Bologna, per prendere l'aereo che partiva alle 7, non so se avete mai preso un aereo che parte alle 7 dopo che abitate a quasi un'ora di macchina dall'aeroporto. Ho preso il mio aereo, sono arrivato nella mia Parigi, non avevo un'idea di dove dovessi andare, io non ho un'idea, non ho mai fatto francese nella mia vita, l'inglese lo so veramente, veramente poco, e quindi mi ritrovo qui, a Parigi, da solo, senza sapere lingue, e dall'aeroporto a Charles de Gaulle non sapevo come arrivare all'hotel. Fatto sta che con qualche magheggio, qualche indicazione dall'alto, il buon Dio è riuscito a farmi avere un po' di fortuna, sono riuscito ad arrivare effettivamente all'hotel e sono arrivato intorno alle 11:20, 11:30, e mi hanno detto che il check-in sarebbe stato alle 2, quindi dalle 11:20, 11:30, con la maglia che puzzavo, che facevo schifo, ho girato per Parigi, sono stato truffato in una farmacia, ho speso 40 euro per dello shampoo e alla fine, dopo alle 2, sono entrato in camera, mi sono fatto una doccia e ho dormito perché stavo malissimo, stavo da merda. Oggi, secondo giorno a Parigi, devo incontrarmi con i ragazzi del progetto a ora di pranzo, a l'una qui in hotel. Nel frattempo ne approfitto per andare a fare una colazione per minchiarmi e ne approfitto anche per farvi sapere che io così non posso continuare, perché ieri, in tutto ieri, ho mangiato solamente 2 hamburger e una baguette. E adesso ditemi voi come fa un uomo a sopravvivere a solo carboidrati. Allora ragazzi, come vi avevo detto, io sono rappresentante dell'Italia, ma 90min ha utilizzato un metodo per avere anche altri capitani di altri nazionali. Siamo qui con Dani, della Spagna, e ho scoperto che lui, per vivere, fa delle vignette umoristiche ed è molto anche bravo, perché mi ha fatto vedere qualche suo lavoro e ci sono rimasto male. E mi ha proposto questa cosa: ma perché non mi filmi mentre ti disegno, così anche il tuo pubblico può scoprire il mio mondo. Quindi vi lascio la sua pagina Facebook qui sotto in descrizione e nel mentre vi faccio vedere che cosa sta facendo. Intanto, se vuoi salutare, if you want to say hello. Hello, I don't understand a fuck what are you saying. Tra l'altro siamo, bellissimo, perché siamo un italiano, uno spagnolo, che parlano di calcio in inglese a Parigi. Cioè, sembra l'inizio di una barzelletta. E questo è Dani che mi sta disegnando. Tra l'altro mi ha fatto molto grasso. Tra l'altro ho degli occhi piccolissimi, sembro fattissimo, ma vi posso assicurare che non è così. Ok, ci hanno consegnato biglietti e maglie e mi hanno detto che io ho la partita più bella di tutte, perché Italia-Belgio la invidiano e la vorrebbero andare a vedere loro. Allora, questi ragazzi sono i capitani rispettivamente di Germania e Spagna, e prima stavamo parlando, no, delle nazionali, e la Spagna dice che non sono contenti perché Del Bosque non capisce niente, e invece loro, Germania, non sono contenti perché non hanno attaccante. E allora noi dell'Italia che cosa dovremmo dire? Io non ho capito, sono arrivato qua e mi hanno messo questo ammasso di ferraglia qui dietro che non riesco a capire cosa sia. C'è tutto un sacco di gente che sta guardando, guardate qui,
pieno di persone che guardano questa cosa e nessuno riesce a capire che cosa sia. Voi sapete dirmi? Io l'incontro inaugurale me lo guardo qui, con dietro la Tour Eiffel. Oggi c'è la prima partita del campionato e io ho la maglia di Paul Pogba. Come sapete, Italia sta facendo un selfie. Okay. Come sapete, Italia e Francia sono rivali e quindi non mi auguro una vittoria francese, ma se proprio qualcuno deve far gol, mi auguro che sia il numero 10 della Juve. Sono appena arrivato anche a Lione, sono appena entrato in hotel. Questo hotel invece è una figata, molto più bello rispetto a quell'altro. Guardate che bella camerona enorme. L'unica cosa è che, come al solito, non c'è il bidet, ma siamo in Francia, i bidet non esistono. Però voglio farvi notare una cosa un po' particolare. Per esempio, questo è il bagno, ok? Lavandino, doccia. Dov'è il water? Ok, il bidet, ma il water? Direte, è dietro la porta. Non c'è neanche dietro la porta. E allora mi sono posto una domanda e sono andato a cercarlo, questo water. Questo è il corridoio per arrivare alla camera. Questa è la porta per uscire. E ragazzi, voi non ci crederete mai, ma qui c'è una stanza solo ed esclusivamente per il water. Me ne spiegate il senso e la logica? Sono ancora senza voce per ieri sera. Sono stanchissimo, ho dormito qualcosa come 3 ore. Ho una valigia che sta scoppiando, uno zaino che sta scoppiando, ho della roba addirittura in tasca perché non sapevo più dove metterla e adesso vado a prendere l'aereo che mi riporterà a casa. Ho cambiato aereo e quindi faccio Lione e per arrivare a Bologna faccio scalo a Barcellona, però non potevo fare altrimenti, l'altro mi è stato annullato per sciopero e quindi questa avventura sta diventando sempre più lunga e interminabile. Adesso posso finalmente dirvelo, è ufficiale, il prossimo anno sarò il vice Neymar, mi hanno chiamato, abbiamo chiuso il contratto con una fretta record perché comunque io ero abbastanza contento di venire a giocare a Barcellona, il Barcellona era abbastanza contento di tesserarmi e quindi non ci sono stati problemi per l'ingaggio, abbiamo fatto abbastanza in fretta e quindi sì, il prossimo anno vestirò la maglia blaugrana, adesso entro, me la vado a far personalizzare, Toselli 17 perché io volevo il 17 quindi me l'hanno dato immediatamente, non potevano assolutamente lasciarsi scappare un giocatore forte come me. E niente, volevo solamente concludere qui il video perché comunque questo viaggio è finito ed è stato veramente bello, è stato veramente, a parte che ho camminato tantissimo, però mi sono divertito abbastanza, soprattutto ieri sera è stato il culmine con la partita e vi lascio qui sopra nelle schede, sta apparendo in alto a destra proprio in questo momento il video in cui sono allo stadio e comunque voglio concludere il video con qualcosa di abbastanza serio perché durante questo viaggio mi sono accorto di quanto è bello quello che sto facendo perché è iniziata così tutta per gioco e adesso sta diventando una cosa seria. Quando 2 anni fa ho caricato quel primo video inerente al calcio sui miei 23 per il mondiale non avrei mai pensato di seguire l'Italia agli europei 2 anni dopo e devo dire che sono emozioni uniche, soprattutto se pensi quando ti ritrovi in mezzo ad altre persone con la tua stessa passione, come sono stati i capitani della Spagna, della Germania, del Galles, dell'Inghilterra, della Francia, e ti ritrovi a parlare di calcio con loro, che sono persone che non hai mai visto prima, ma l'unico legame che hai con queste persone sconosciute, con queste persone che non hai mai visto prima e mai più rivedrai nella tua vita, è il calcio. L'unico legame è il calcio ed è un legame mondiale, un legame universale. E dovunque andrai potrai sempre parlare di pallone, e per fortuna un pochino inglese ne mastico, no, ovviamente non tanto perché non sono un madrelingua, ma qualcosina riesco a dire, a farmi capire e a capire, ed è stato bellissimo poter parlare di calcio anche con persone al di fuori dell'Italia e confrontarsi e
imparare, perché parlando con un tifoso del Bayern, un tifoso del Real, ho iniziato a prendere su qualche nozione di squadre che non seguo assiduamente. Mi ha fatto veramente molto piacere. Questa cosa di YouTube mi sta aprendo diverse porte anche proprio nella mia vita reale, e non solo opportunità lavorative, ma anche cose che da portarsi dentro, insomma un bagaglio di conoscenze personali che mi fa piacere. Quindi sono veramente contento di quello che sto facendo, e questo ancora una volta, e anche grazie a voi. Ciao ragazzi, grazie mille.